Melissa Satta è incinta. Pare proprio di sì. Questo, almeno, è quanto sostiene il settimanale di più che ha beccato la moglie di Kevin Prince Boateng mentre si concedeva un po' di shopping in un negozio di prima infanzia. Il piccolo Maddox, Sha ha 5 anni. Avrà una sorellina o un fratellino? La rivista ci svela anche il sesso. Melissa Satta è incinta. Da qualche mese a questa parte, Melissa Satta ha ritrovato la serenità al fianco del marito Kevin Prince Boateng. Lo scorso Natale, l'ex velina di Striscia la Notizia e il calciatore avevano deciso di mettere fine al loro matrimonio. I due, infatti, trascorsero le festività separati e nei primi giorni del 2019 comunicarono la rottura. Melissa, prima di confermare la fine dell'unione, ha aspettato un po', tanto che per mesi ha continuato a portare la fede nuziale al dito. Quando ha creduto che non ci fosse più modo di recuperare il rapporto, ha confessato ai giornali di aver rotto con Kevin. La Satta, nei mesi in cui è stata separata dal suo marito, ha comunque sottolineato che sia lei che il calciatore hanno sempre agito per il bene del piccolo Maddox. Nel corso dell'ultima estate, però, Boateng e signora sono stati paparazzati insieme dal settimanale, chi mentre si concedevano una vacanza con il loro bimbo. In un primo momento, tutti hanno creduto che i due stessero insieme per far trascorrere qualche giorno di serenità a Maddox, ma la realtà era ben diversa. Dopo aver trascorso qualche giorno a stretto contatto, Melissa e Kevin hanno capito che il loro matrimonio era tutt'altro che finito e che avevano vissuto solo un periodo di smarrimento. L'ex velina e il calciatore sono così tornati ad essere marito e moglie e adesso, a distanza di qualche mese dalla ritrovata serenità familiare, i due potrebbero essere pronti a diventare ancora una volta genitori. Possibile che la Satta sia incinta. Maschietto o femminuccia? Il settimanale di più non ha alcun dubbio. Melissa è incinta e presto metterà al mondo una bella femminuccia. La rivista ha paparazzato la moglie di Boateng mentre si concede un po' di shopping all'interno di un negozio dedicato alla prima infanzia. Pare che l'ex velina di Striscia la Notizia abbia acquistato alcune tutine e un paio di scarpine da neonata. Tutto qui. Ovvio che numero. Quando la Satta è uscita dallo shop, ha incontrato un conoscente che le ha accarezzato la pancia. Questo è il gesto classico che le gestanti ricevono da persone con le quali hanno una certa confidenza e non può che significare altro che un bebè in arrivo. Insomma, pare proprio che il piccolo Maddox si ritroverà ad accogliere in casa una bella sorellina. Per il momento, né Melissa e né tantomeno Kevin hanno confermato il gossip, ma molto probabilmente si comporteranno come quando erano in attesa del primogenito, ovvero comunicheranno la notizia solo a ridosso del parto. In tutto ciò, i fan più attenti hanno notato che le ultime condivisioni social della 33enne mostrano una rotondità più che sospetta. Con tutta onestà, sbirciando la bacheca della Satta, la sua forma fisica appare splendida come sempre e i miei occhi non vedono neanche un chilo di troppo. A questo punto, non possiamo fare altro che attendere un bel pancione.